Il Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio e Torre Uluzzo fu istituito nel 1980 per poi essere ampliato nel 2006 e diventare il Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano. La costa che interessa questa zona è lunga circa 7 km e le due torri che segnano i confini sono la Torre dell'Alto e Torre Uluzzo. Nei pressi di quest'ultima torre si trova la Grotta del Cavallo, famosa poiché sono stati ritrovati resti appartenenti all'Homo sapiens più antico d'Europa. Natura incontaminata, ambiente selvaggio e ricchezza biologica. Un polmone verde per l'intera zona che si estende per un'area di 1122 ettari di bellezza naturalistica ed enorme interesse archeologico. Un tratto di costa ricca di grotte e cavità carsiche che, impiegate come rifugio in epoca preistorica, hanno indotto gli esperti a parlare di una vera e propria cultura uluziana, per indicare gli usi diffusi dagli antichi abitanti della zona. Tra pini d'Aleppo, acace, tamerici e lecci si arriva alla suggestiva baia di Porto Selvaggio, dove si gode della freschezza di sorgenti di acqua dolce in mare. Gli animali presenti nell'area sono la volpe, la donnola, i ricci ed una piccola comunità di camaleonti ed è anche un punto di riferimento per l'avifauna migratoria. Il Parco Naturale di Porto Selvaggio fa parte dal 2007 dall'elenco stilato dal FAI dei luoghi da salvare e preservare. Questa perla del Salento, unica nel suo genere, è un luogo che ogni turista che ha avuto la possibilità di conoscere ha descritto come una non solo delle coste più belle di questo territorio, ma come una delle coste più belle dell'intero globo terrestre. Molti non sanno però che questa perla, questo grandissimo tesoro naturalistico del nostro territorio, a causa delle mire capitalistiche di qualche industriale e mafioso, ha rischiato di morire e diventare cemento. Il salvataggio di questo parco naturalistico è da attribuirsi in gran parte alla martire neretina Renata Fonte, che ha pagato con il sangue lo smisurato amore che la legava a questa terra, segnando il limite di violenza che il territorio poteva sopportare. La donna, assessore comunale alla cultura e alla pubblica istruzione, eletta nel 1982 con il Partito Repubblicano Italiano, fu uccisa il 31 marzo del 1984 da 3 colpi di pistola da 2 sicari mentre stava tornando a casa dopo una seduta del Consiglio Comunale. Sulle vicende relative a Renata e al suo omicidio è stato scritto un libro inchiesta dal giornalista leccese Carlo Bollino nel 1987 dal titolo La posta in gioco. Dall'opera è stato tratto un film omonimo diretto dal regista Sergio Nasca nel 1988, che è stato girato completamente qui nei luoghi che racconta, cosa che non è per niente scontata. Certo che questo sarà un bel casino. Mi hanno detto che la vittima abitava qui dietro l'angolo, vero? Sì, signore. Commissario Palumbo, buonasera. Buonasera. Qua non ci può stare. 3 colpi di pistola. Per favore, certo.
Questo affresco di un Salento degli anni Ottanta, figlio di un periodo in cui il meridione continua ad essere trattato come una miniera d'oro per pochi ed in cui l'edilizia urbana ha creato un numero considerevole di ecomostri, si vede che la speranza per un futuro migliore, anche da parte di una persona sola, può fare la differenza. In casa ci sono i bambini, non potete dirgli che la mamma è stata ammazzata in mezzo alla strada. Non è la prima volta che mi trovo in queste circostanze. Prego, bisogna saperle dire. Maresciallo, forse la signora ha ragione. Va bene. Una fonte di coraggio e passione che farà da ancora ai sognatori e ai lottatori del domani. Tu, Renata, sei stata, sei e sarai ricordata come un emblema della lotta contro la criminalità, la delinquenza, contro la speculazione di qualsiasi tipo. Una salentina e una combattente autentica. Grazie, Renata, per i tuoi insegnamenti.